tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi proprio serenamente, in comodità. Mi piacerebbe affrontare un argomento di cui mi chiedete spesso sotto a tanti video diversi, ovvero quando è che ci farai vedere il tuo ragazzo, perché non fate un video insieme, come vi siete conosciuti, raccontaci un po' di lui e quant'altro. Io sono una persona molto riservata, non mi piace parlare tanto di me, figuriamoci della mia vita amorosa, sentimentale, insomma, mi mette un po' a disagio, anche se da una parte mi fa piacere perché è una delle cose più belle della mia vita, però non sento la necessità di condividere foto con lui, fare video con lui. Non lo so, sarà che sono cresciuta in un'epoca diversa, scherzi a parte, quando ero adolescente io non c'erano i social, già tanto se c'era MSN, ma Facebook è nato, o meglio, è entrato in voga, ma neanche. Sono venuta a conoscenza, ecco, di Facebook quando avevo 18 anni e il primo smartphone, il primo social in cui mi sono iscritta, è successo tutto quando già andavo all'università da 1 o 2 anni, quindi sono cresciuta con il contatto fisico delle persone, al massimo ci si mandava degli SMS. Non c'era tanto questa cultura del condividere, del fare foto e mandarle a qualcuno o pubblicarle online. Quindi un po' per quel motivo lì, un po' perché sono appunto riservate, certe cose preferisco tenerle per me, non ho mai neanche pensato di fare una foto insieme e pubblicarla ad esempio su Instagram o chiedergli di fare un video insieme, anche perché comunque io ho scelto di espormi online, di fare video, di pubblicare foto, di stare sui social. Lui è una persona molto più riservata di me e tiene particolarmente alla sua privacy, quindi io lo rispetto. Non è una questione di vita o di morte per me. Se non facciamo una foto insieme da pubblicare, ci soffro o sto particolarmente male. Assolutamente no. Anche perché in realtà foto insieme ce ne facciamo e anche tante. Solo che non le pubblico magari su Instagram, ma le tengo per me. O le faccio vedere, ad esempio, ai miei, a mia sorella. O alcune foto le mando alle mie amiche. Non sento la necessità di esporre la nostra coppia ad un pubblico che non conosco. Non conosco ogni singola persona che mi segue sui social, non conosco ogni singola persona che è online. E penso anche che in realtà potrebbe non interessare a nessuno se sono fidanzata o meno, come ha fatto il mio ragazzo. Quindi in realtà non mi sono mai posta il problema di dai, facciamo una foto insieme per Instagram o dai, vuoi fare un video con me per il canale? No. Non dico che sia così per tutti, perché assolutamente no, ogni persona vive comunque in maniera diversa la condivisione, però a me sembra quasi uno stentare e a me non piace. Spesso mi mette a disagio il pensiero che una mia foto, un qualsiasi contenuto che io decido di pubblicare e mettere online possa essere visibile da chiunque. Mi mette agitazione perché non so dall'altra parte chi c'è a vedere quello che pubblico e come lo va a interpretare. Figuriamoci quindi per una cosa a cui tengo tantissimo e che non voglio che venga toccata in alcun modo, che poi non si tratta nemmeno di tenere nascosto, di tenere per me in segreto le cose, perché come vi dicevo, con le mie amiche comunque parlo anche della mia relazione, penso sia una cosa normalissima, spesso mando delle foto magari quando siamo in vacanza, abbiamo fatto qualcosa in particolare. Ecco, quello è una condivisione vera e propria, secondo me, con delle persone che conosco, che mi conoscono, che conoscono anche il mio partner, che hanno magari interesse nel sapere come sto, come stiamo. Quindi in quel senso mi piace condividere dei momenti di coppia anche con altre persone, ma appunto persone che conosco e che hanno interesse a sapere queste cose, non potenzialmente chiunque. Una cosa che mi accorgo spesso con persone più piccole, ma anche di semplici 2 o 3 anni, è che quando si esce, quando si fa qualcosa, si è sempre col cellulare in mano, sempre pronti a fare la foto alla tazzina del caffè, per le città, a quel murales, a qualsiasi cosa. Mentre io quando esco con una persona il cellulare me lo dimentico proprio. Spesso quindi non mi accorgo neanche se qualcuno magari mi ha chiamata o mi ha scritto un messaggio, proprio perché io sono
presa dal momento, presa dalla persona, dalla conversazione, presa a godermi quello che ho attorno. Spesso mi pento di non ricordarmi del telefono perché magari mi piacerebbe immortalare dei ricordi, ma è un sentirsi in colpa super passeggero, perché preferisco di gran lunga godermi a occhi nudi magari un bellissimo tramonto, anche da sola, o la merenda, la colazione in un posto sì bello, però non è solo l'estetica, è proprio il momento che preferisco godermi. E tutto questo non lo dico per accusare qualcuno o criticare, semplicemente voglio parlare con voi e permettervi di conoscermi meglio quello che penso e come vivo questa situazione. E in parte secondo me è dovuto proprio al mio carattere molto riservato e al fatto che anche la persona con cui sto è riservata, e in parte proprio il modo in cui sono cresciuta, diciamo la cultura e l'ambiente, non essendoci i social, non c'era questa cosa del far vedere che cosa stai facendo, dove sei, quanto è bella la tua vita, quante belle cose ti accadono, quanti amici hai. Infatti non è che non faccio video, foto soltanto col mio ragazzo, ma anche con le mie amiche, per esempio. Non pubblico mai foto con le mie amiche, non perché io non ne abbia o perché non facciamo cose interessanti, non usciamo, ma perché appunto io mi dimentico completamente del telefono, quindi spesso capita che non ci facciamo foto, magari ce le facciamo ma ce le mandiamo fra di noi per passare dei bei momenti. Non ho bisogno di far sapere a qualcuno che magari conosco o non conosco che sono uscita con questa mia amica, mi sono divertita tantissimo. Non sento neanche la necessità di dire che amo la persona con cui sto, che è l'amore della mia vita, che mi rende super felice, che fa tante cose per me, che mi scrive cose dolcissime. Insomma, perché qualcun altro dovrebbe saperlo? Cioè, io lo so. Capisco il voler condividere la propria gioia ed è una cosa che faccio io con le persone che conosco, però non sento il bisogno di doverlo dire al mondo. Fin tanto che sono felice io, fin tanto che stiamo bene insieme in due, queste sono le cose secondo me veramente importanti. Non lo so, io la vivo in questa maniera qua, poi ognuno è diverso chiaramente. Infine, non ho problemi a parlare della mia relazione, vi ho detto più volte che sto insieme col mio ragazzo da 10 anni. In un video mi sembra di avervi anche raccontato come ci siamo conosciuti. Il nome di questa persona è segreto, non perché a me dia fastidio, ma appunto perché preferisco rispettare la sua privacy, quindi se non vuole essere esposto online, chi sono io per metterlo in una situazione, diciamo, di disagio? A me non cambia niente. Lo chiamiamo Mr. Cibi e siamo a posto tutti. Poi voglio dire, non condivideremo forse questo progetto Cibi's the Way nel fare video insieme o foto insieme, ma in un certo senso lo condividiamo off camera, nel senso che il primissimo video qua sul canale l'ha filmato lui, spesso mi confronto con lui per le idee, a volte gli faccio vedere i video prima per avere un'opinione sincera, quindi mi è di grandissimo supporto, anche se non lo vedete, se non è attivo, diciamo. Mi dispiace se magari eravate curiosi di vederlo in persona, di vedere un video insieme, ma è una cosa che non penso accadrà mai qua sul canale. Sono molto curiosa di sapere come la vivete voi questa situazione, se avete una relazione e pubblicate tante cose online, magari ne parlate o pubblicate foto, video, che rapporto avete, insomma, coppia e online, social. Sono sinceramente curiosa perché non ho tante opportunità, diciamo, di confronto in questo senso. Spero che questo video vi abbia aiutato a conoscermi un tantino meglio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!